Buongiorno a tutti, è con piacere che oggi abbiamo veramente un ospite d'eccezione. Abbiamo con noi un grande maestro della fotografia, però come al solito vorrei invitare Mosè. Mosè? Ciao Franco, come senti? stai? Benissimo, ti sento. Allora, con tanta personaggio che abbiamo oggi vorrei che tu faccia veramente una buona presentazione. Ma guarda, la presentazione non può essere buona quanto il personaggio che stiamo presentando. Io voglio dire due cose, di lui è stato detto tutto. Allora, ci sono persone che, dei bravi fotografi che fanno di questo un bravo mestiere. Lui ha lasciato e lascerà una tacca, un segno nella fotografia italiana, punto primo. Punto secondo, lui è una persona che è generoso nella fotografia. Lui ha preso dalla fotografia, ne ha fatto un mestiere, ma ha anche dato molto. E questo lo si vede nei giorni nostri, visto che incarna il ruolo di presidente dell'AFIP. In più, una persona che vive di un'eleganza sua, di una cultura personale molto approfondita, è anche un poeta, ha scritto delle poesie e dei libri, quindi si dedica anche alla narrativa e alla poesia. Personaggio completo, ripeto, un fotografo che lascerà un segno sicuramente. Signori, Giovanni Gaster. Ma grazie, Buongiorno, ciao, benvenuto. starò sempre con voi perché dite delle cose È gentilissime. il minimo. La verità è che tu, Giovanni, sei nella fotografia e sei un generoso. Hai preso dalla fotografia, ma hai dato tanto alla fotografia. E questo... Spero, ci ho provato almeno, ecco. No, 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 ma questo è importante dirlo. Io ho conosciuto tanti fotografi vicino a te. Ma ti ricordi, abbiamo frequentato insieme i Gemelli, per esempio, ti ricordi? Abbiamo frequentato Pierino, al quale tra l'altro tu hai fatto un ritratto meraviglioso. Un ritratto dove lui è un'altra persona, in un certo senso, è un Gemelli allegrissimo che tu hai nel tuo stile. Ti sì, faccio una domanda. Gemelli I Gemelli, scusa? visto da me, È vero, visto da te. io dico sempre che io non sono uno specchio, io sono un filtro. Persone che fotografano, passano attraverso le mie gioie, i miei dolori, la mia cultura, la mia non cultura, la storia della mia vita e escono in forma di interpretazione. Quello è il Gemelli mio, il Gemelli che vorrei sempre, insomma. Certo, ti chiedo una cosa, la domanda è banale, è 2 mesi che siamo un po' rinchiusi in casa, è giusto così? Lo facciamo per noi altri? D'accordo. È giusto così? Cosa hai fatto? Come hai impegnato il tempo fotograficamente in questo periodo? Ma senti, incredibilmente sono riuscito a fare praticamente 3 editoriali per Elle Italia da casa, con un sistema abbastanza interessante, facendomi mandare le basi delle cose da fotografare su fondo bianco dei produttori, gioielli, occhiali, e poi dando la mia interpretazione fatta qui, fatta in casa. E devo dire che è il primo servizio uscito in questi giorni su Elle, lo trovate anche sulla mia pagina, e devo dire che il risultato è altissimo. Per cui cosa ho provato a fare? Come faccio sempre io, cioè a dire va bene, c'è una limitazione, trasformiamo il nostro modo di pensare nella possibilità che c'è sempre di inventare un metodo nuovo che tenga conto dei limiti, ma che faccia diventare i limiti quasi uno stimolo, no? Così ho sempre fatto quando io fotografavo quei branchi ottici 2025, se lo ricordi bene, quando Certo. la Polaroid fallita in Polaroid, quando la Polaroid fallita avrei dovuto impiccarmi con la doccia nel bagno. Invece ho detto: beh, un minuto, vediamo gli strumenti contengono un'estetica. Allora cerchiamo nell'estetica. L'estetica del sistema nuovo, del digitale, l'unica cosa che non bisogna fare è cercare il risultato del vecchio sistema nel nuovo, perché quello non te lo può dare. Devi abbandonare il digitale e cercare invece, abbandonare l'analogico e cercare il digitale. Ecco, così sto facendo in questi giorni, continuo a fotografare, continuo ad analizzare, ho lanciato un paio di concorsi che sono andati molto bene, uno è My Postcard from Italy. Sto mandando alla gente di usare la finestra di casa propria come inquadratura, perché la finestra è un'inquadratura. E raccontare così l'Italia, abbiamo avuto 3.000-4.000 fotografie inviate, e abbiamo fatto un altro chiedendo alla gente di fare
fare un ritratto, di un autoritratto senza loro stessi, le cose che li rappresentano, che stanno molto bene, anche quello, sempre con altri. Insomma, mi sto dando da fare. Io poi ho sempre considerato la fotografia lo scatto, una base da cui si può ripartire, quindi ho fatto serie di ninfe, di idee, di tutto prendendo foto mie già scattate e, come dire, rielaborandole. Io amo molto anche l'uso di Photoshop, che è una macchina straordinaria e creativa, non è una macchina per togliere i peli dal naso o fare le bocche grosse. È un enorme strumento creativo che permette di prendere un prodotto e come dire, trasformare, non solo trasformarlo, ma cambiare profondamente il significato, anche senza intervenire, voglio dire, solo sulle ombre luci, sui contrasti diversi. E poi scrivo, naturalmente. Sto scrivendo un libro sulla bellezza con Davide Rondoni, con Davide, grande poeta, con anche l'apporto di Luigi Ontani, una copertina fatta dal mio meraviglioso Mimmo Paladino, insomma un'opera importante. Quindi insomma mi do sempre da fare, sai, per me, come ti dicevo, creare è uno stato di necessità. Se lo faccio sto bene, se non lo faccio sto male, fisicamente anche. No? Questo me l'hai detto anche durante la tua intervista. E questo un po' ti abbina ad Avedon, no? Avedon diceva: se io in un giorno non mi sveglio e non penso alla fotografia e non passo una giornata senza la fotografia, sono un uomo perso. Così diceva. È un po' un temellaggio. Esattamente la cosa. Vedi che io mi leggo a loro, ma ne condivido involontariamente anche i punti di vista. Insomma, per me è uno stato di necessità creare. Quindi ho la necessità di scrivere una poesia o fare una elaborazione fotografica o scrivere un testo tutti i giorni, se no la mia vita mi sembra inutile. Ascolta, una domanda: tu scrivi, quindi io quel libro vorrò averlo, vorrò fartelo firmare, per cui un libro. Sì, sì. Sono trattato sulla bellezza. Bene, è un tema non facile, nel senso che la bellezza sconfina in ambiti filosofici, anche in ambiti. È un trattato, direi, più filosofico che altro, sì. Certo. Però e non troppo pesante, diciamo. Perfetto. Ti chiedo una cosa: cos'è che c'è un filo rosso che lega la tua scrittura, la tua poesia e la tua fotografia? C'è un elemento legante di questi tre componenti? Ma spero che sia la parola fondante di tutta la mia vita, che è l'eleganza. Come giustamente mi faceva notare, l'eleganza è la parola su cui ho trovato la mia diversità e ho fondato la mia estetica. Però diciamo che uso la fotografia per mostrare il mondo come vorrei che fosse, come pensavo di trovarlo, perché sono stato allevato dai genitori di un'altra epoca, e invece la poesia per andare più in introspezione sulla i dolori miei, i dolori del mondo, ma non solo i dolori, anche le gioie naturalmente, ma su quello che mi collega, diciamo, all'umanità. Questo filo, io vivo un po' fuori dal mondo, in un'isola abbastanza solitaria, ecco, la poesia mi permette di parlare. Chiedo una cosa, e io amo guardare fotografie, io sono appassionato, non sono uno scattante, sono appassionato di fotografie e di fotografi, e guardo le foto del passato, quindi guardo le foto di Avedon, le foto di De Biasi, no? Moira Orfei, guardo le foto di Horvat, quindi la campagna di Givenchy, eccetera. E delle volte mi viene la paura dicendo: oggi siamo un po' più brutti. Cioè, c'è un calo di eleganza, secondo te, nella società da allora a oggi? C'è qualcosa che ci sta imbruttendo o la mia è una paura infondata? No, senti, secondo me c'è un involgarimento molto del pensiero elegante, no? Cioè, il quale però va educato, cioè le mie pagine di Instagram e Facebook cercano di fare quello, cioè di insegnare che si può discutere di tutto, ma con un tono di voce pacato, motivando, senza uso di turpiloquio,
senza far vedere tette culi, senza, capisci? Allora, certo. Però incredibilmente questo modo di fare la pagina è piaciuto a quasi 200.000 persone, il che vuol dire che molte persone hanno voglia di avere indietro un mondo più elegante, moralmente proprio, più profondamente elegante. Come dico sempre, i mezzi in sé non rappresentano un limite, nel senso che se io lascio una penna sul tavolo, da uno passa e scrive mia nonna era una zoccola, poi passa Calvino e scrive il barone rampante. Allora la penna non ha mai responsabilità, e così non ci stanno né Instagram né Facebook, è l'utilizzo che se ne fa che è poco elegante, diciamo. La società in sé ha una componente di volgarità che credo sia eterna, però l'educazione al bello, all'armonia, al pensiero un po' più sofisticato. Tu hai seguito, immagino, anche un po' l'uscita di questi numeri della rivista, certo. Fotografia e Cultura, che cercano di parlare di fotografia alzando un po' il tono, ecco, no? Di certo. Fare un ragionamento intorno alla fotografia, più che mostrare fotografia, ancora molte fotografie, siamo già inondati, questa mai un'epoca è stata più esplosiva dal punto di vista della produzione di immagini di queste. Poi bisogna aprire un discorso però sulle differenze tra le varie fotografie, che credo sia una delle domande che mi vengono fatte. Cioè io ritengo che la fotografia ha subito una biforcazione. Attraverso gli smartphone è diventata una lingua come l'italiano, lo spagnolo, il francese, per un modo per trasferire informazioni. No, sono qui, mia nonna sta bene, ho mangiato gli spaghetti. Allora, questo mi dà fastidio? Assolutamente no, però non è l'uso che facciamo noi della fotografia. Noi non trasferiamo dati, noi creiamo dei mondi paralleli, no? Noi diciamo autori, usiamo la fotografia per definire un mondo parallelo che è più importante che documentare, creiamo icone, immagini magiche, immagini... Faccio sempre l'esempio, no, del di Kappa con il suo soldato morente, sai, ce l'hai in mente? Soldato, non mi viene il... che esce dalla tribuna miliziano amore. Ecco, allora, come sai, è stato trovato il rullo, cioè sì. Il miliziano lui l'ha fatto saltare molte volte, e poi per fortuna il miliziano è andato a casa a mangiare la paella. Allora, questo a me non disturba affatto, quella foto resta comunque l'icona della guerra in assoluto, non ha importanza che sia morto, anzi, miliziano meglio che sia vivo con la sua famiglia, tutti erano indignati, doveva morire quel bastardo, invece no, non importa, la fotografia non parla della realtà, ha delle, come dire, compie un procedimento di diverso, crea icone, immagini magiche, immagini simboliche, no? Parla di un mondo che non c'è, di come dovrebbe essere, di fa un'operazione di magia alludendo al reale per creare uno parallelo. Per cui la verità ha poca attinenza con il reale. Ma io quello che dico... Il reale è eterno movimento, noi siamo eterna staticità, figurati tu dove sta il rapporto, no? Certo, il certo. Rapporto è veramente labile. Io dico sempre, mi sono abituato a dire, e ti chiedo se è giusto quello che dico, che la foto non deve essere vera o finta, non è il punto, la foto non deve ingannare, questa è la cosa, cioè, il messaggio che deve contenere deve essere sincero. Esatto, esatto. Poi il mezzo, diciamo i mezzi che hanno portato alla comunicazione di qualcosa di sincero possono essere, la mia fotografia è completamente teatrale, io ho fatto un libro sul dolore, sulla morte che si chiama Maschera e Spettri, in cui è tutto bellissimo, teatro. Altro, bellissimo. È un teatro di una violenza, potenza che
è diventato quasi più simbolico delle foto reali di violenza sulle donne, no? Allora, certo, il messaggio era sincero, le tecniche chi se ne frega, voglio dire. Certo. Quello che conta è solo il risultato. No, anche questo eterno dibattito tra... Poi un'altra cosa che ci tengo sempre a dire, a quelli che dicono ah, ma l'antichità, ma guardate che nessuna epoca è mai stata antica, non esiste un'epoca antica, le epoche sono sempre state il massimo della modernità possibile e hanno usato tutti, tutte le tecnologie, gli artisti e tutti, hanno usato la massima tecnologia, le più moderne tecnologie che, come dire, la loro società ipermoderna concedeva loro, i colori più moderni, i pennelli più moderni, gli scalpelli più moderni, no? Certo, certo. E come andare a dire, ah, oh, Raffaello hai usato, come dico sempre, il pennello di Tasso, noi invece prima usavamo quello di Martora, quindi tu non sei un pittore, ma che puttanate sono? Che sciocchezza! È vero, vero, vero. L'unica cosa che conta è il risultato, non come è stato ottenuto. Allora, la carta è meglio dello schermo, ma perché? Ma chi l'ha detto? Ma chi l'ha detto? Ma che stupidaggine! Conta solo il risultato e il messaggio. Come l'hai ottenuto? Poi vuoi continuare a fotografare in pellicola, certo, ma stai facendo un'operazione archeologica, è già archeologia tutto quello che abbiamo fatto noi, certo. Però si può occuparsi di archeologia, ma porco mondo, ma è una nobilissima cosa, è bellissima, però è archeologia, bisogna sapere cosa si sta facendo, insomma. Ti voglio chiedere una cosa, Giovanni, c'è un nostro, chi visita il nostro, la nostra accademia, ha due domande, no? Credo, Franco, dico male. Sì, sì, appunto, le domande sono di Gabriele, che ci chiede se secondo te in questo periodo che stiamo vivendo in qualche modo cambierà o influenzerà il nostro modo di fotografare. Ma io penso di sì, tutte le grandi crisi rimettono in gioco tutto, no? Questa è una crisi profonda, troppo terribile dal punto di vista, diciamo, clinico e con una massa di morti impressionante, sono morte più persone a Milano che sotto i bombardamenti della seconda guerra, insomma, e ovviamente tutto questo ci porrà in condizione di non essere più quelli di prima, come dopo l'11 settembre, no? Però la fotografia deve probabilmente cercare linguaggi nuovi, perché che questo orrore di periodo sia di stimolo, ecco. Anche forse ad apprezzare la libertà, non puoi apprezzarla se non quando te la tolgono, no? Certo. Io, ecco, forse anche la fotografia deve ricominciare a cantare alla gioia più che all'orrore, deve occuparsi della gioia, deve occuparsi della vita riconquistata, della bellezza, dell'amore. Benissimo. Poi abbiamo invece, grazie della risposta, abbiamo un altro amico che si chiama Mauro, che invece ci chiede, avrei voglia di diventare un fotografo professionista, hai qualche suggerimento da proporgli? Sì, ce ne ho un po' difficile. Allora, per essere un fotografo professionista, allora, diciamo, l'elettronica ha portato via al fotografo la professionista, il dominio della tecnica, no? Prima noi ci definivamo, anche perché eravamo gli unici che sapevano cos'era un 125:8, cos'era una coppia, come si accendeva un flash, ecco, tutto questo è finito. Allora, per diventare un fotografo professionista e non restare nella massa, diciamo, della comunicazione normale, tu devi fare un lavoro su te stesso molto difficile, che è quello di andare, come dicevo prima, a cercare dentro di te la tua lieve differenza. Ognuno di noi è un essere unico al mondo e lo sarà per sempre. Quindi dentro di noi c'è già una lieve differenza, lo dimostrano le impronte digitali, lo dimostra il DNA. Ecco, allora un creativo deve andare nel profondo, schivare tutto quello che vorrebbe essere. No, io vorrei essere un bello alto biondo. No,
cosa sono io nella realtà. Definirsi in una parola, ed è un lavoro psicoanalitico molto difficile, definirsi in una parola e su quella parola costruire la propria identità. Voglio dire, qualunque parola va bene, come sono io davvero? Credevo di essere forte, sono debole, cercherò di fare una fotografia basata sul termine debolezza. Credevo di essere arrogante, invece ho scoperto che sono timido. Pensa com'è facile poi derivare dal termine timido tutte le scelte, no? Una luce timida, un'ottica timida, una composizione timida, tutto diventa molto più facile. E poi togliersi dal numero, cioè non accontentarsi quando si è arrivati a un buon livello, come quasi tutti i fotografi giovani dicono: faccio le fotografie già a un livello abbastanza buona e finita. No, comincia purtroppo, perché tu devi diminuire il numero. Se c'è 5.000 fotografi del tuo livello, lavorare come vince la lotteria di Capodanno. Cioè ci vuole uno che metta la mano nei bussolotti e estragga il tuo nome. Allora, se nel bussolotto ci sono 5.000, se nella gabbia ci sono 5.000 nomi, è difficilissimo. Se ce n'è 500 è molto più facile, se ce n'è 50 è ancora più facile, se ce n'è 5 addirittura sei un maestro. Per cui questo è quello che posso offrire come tecnica e dà sempre buoni risultati, però bisogna studiare, guardarsi spietatamente, cercarsi, continuare a accumulare dati anche da e riempire il cervello anche di autoanalisi, di analisi attraverso altre discipline. Voglio dire, uno che vuole fare fotografia non deve studiare solo fotografia, ma storia dell'arte, fisica quantistica. Insomma, più immetti dati nella tua testa e più il momento in cui una tua foto ti piace si allontana, diventa sempre più difficile che ti piaccia, e questo è un bene, perché diventa sempre. E poi, consiglio pratico, non fate mai le prime 10 cose che vi vengono in mente, quelle scrivete su un foglio e poi buttatele via, perché quelle sono già venute in mente a tutti. Una cosa devo dirti, quindi il fotografo, l'autore deve contaminarsi continuamente. Contaminarsi. La rivista, come sai, si chiama Fotografia e è cultura. Cioè, noi siamo il frutto, siamo filtri, ripeto, e filtri di tutto. Più da ragazzi, quando sei poco, hai visto poco, hai comparato poco, la tua foto ti piace subito, no? Perché non sei un cazzo. Quando hai visto, hai comparato, hai studiato, hai visto tanto, hai pensato molto, è difficilissimo che ti piaccia una tua foto. Ma è una cosa positiva, è un bene, così deve essere. Perché io da ragazzo facevo delle foto orribili, per esempio, delle foto veramente di merda. Poi la buona notizia è che a furia di studiare, pensare, ragionare, adesso faccio delle fotografie. Quindi è possibile a tutti. Perché quando proietto le foto, le faccio vedere le prime, la sala fa: ma che schifo di foto! È vero, è così. Io la trovo che è più bello così, no, nessuno nasce Certo. imparato. Ti chiedo Ma due quella cose. firma di eleganza e di classe che poi unisce tutte le tue foto, da dove arriva? Ma credo molto dall'educazione e poi da una necessità. A me e a tutti noi sette fratelli è stato chiesto prima di, non è stato chiesto di diventare nient'altro che dei gentiluomini. L'ordine era quello. Poi delle vostre vite fate quel che volete. Mio padre un po' di più, ma mia madre non importava niente, per esempio, della gloria, della fama, del denaro, però ci teneva immensamente che noi ci portassimo nel mondo come persone per bene, come gentiluomini. E questo ci è stato. Sai, mi ha detto una cosa una volta che ti lascia capire che tipo di educazione. Mi ha detto, avevo 12 anni, 10, 12 anni. Mi ha chiamato e ha detto: Giovanni, io sono l'ultimo di sette figli. Mi ha chiamato e ha detto: Giovanni, penso che sia adesso mi venuto il momento di scegliere il tuo tono. Tono? In che senso? Cosa intendi dire? No, voglio dire il tono che userai nella vita. Tu puoi scegliere quello che vuoi, non c'è, ti lascio libero, puoi essere arrogante, villano, il tono che vuoi. Però ricordati che poi dovrai tenere quel tono che hai scelto con il benzinaio e anche con il re di Spagna. Perché
Per cui cerca di sceglierlo bene. Devo dire che la mamma è stata veramente brava perché ti ha dato un timbro, ritengo, veramente unico. E ha aggiunto, perché se lo cambi sei una merda. ti chiedo una cosa, due cose, guarda, molto molto veloci, molto semplici. Io quando ho trovato nel tuo studio via Tortona, vedo sempre persone giovani che lavorano con te. Questo fa parte sicuramente della tua generosità verso il prossimo, no? Generosità fotografica, ma tu trai energia da questa gioventù, cioè, assolutamente. Sì, naturalmente loro portano nel mio studio tutta lo slancio vitale, direbbero i francesi, le novità della giovinezza, no? Che io cerco di, a cui cerco di dare un ordine. Penso che un vecchio maestro come sono io, un vecchio, abbia il dovere di canalizzare la loro strabordante passione, la loro strabordante voglia, e organizzarla in un modo non tanto per fare fotografie, ma per vivere. Certo. La fotografia non è una finalità, è una delle espressioni del tuo modo di essere. E quelle certo. Di cui parlavamo, io cerco di insegnarla. E mi sembra di riuscirci anche. Ho già diplomato decine di miei ex assistenti che vanno nel mondo con dignità, vivono di fotografia bene, senza schiacciare i piedi a nessuno, senza, insomma, con una grande capacità di eleganza interiore. Sono gentili anche loro, in un certo senso, sono gentili anche loro. Assolutamente, il mio compito è formare gentiluomini e gentildonne, anche per un mondo che non ne ha bisogno, ma piano piano la rivoluzione cerchiamo di farla. Ecco. Ti chiedo una cosa, l'ultima domanda se vuoi. Che è un po' sociologica, se vuoi. L'eleganza può essere una risposta o una soluzione. Ti faccio un esempio: si parla spesso delle provincerie, delle province del degrado, scusami, ho sbagliato, delle periferie del degrado, dei quartieri così. Trasformare un quartiere in un quartiere elegante può essere una soluzione. L'eleganza è una soluzione per tante cose della vita. Beh, senti, è una via, diciamo, è una via alternativa di cui se ti innamori. Non puoi che seguire. Adesso un progetto tra i tanti che stiamo facendo è portare la grande fotografia in tutte le periferie di Milano. È un progetto che abbiamo presentato al sindaco di Milano e partiremo attraverso il canale di Esselunga nei quartieri più difficili, Adriano, Sesto, eccetera, con grandi mostre di grandissima portata, proprio per far vedere ai ragazzi che non c'è solo il degrado, le macchinette e i motorini, ma spero che verranno, si inaugurerà con la mia mostra ad Adriano dei 100 volti, 100 facce della musica italiana, e ecco, quello è un tentativo, no? Speriamo che uno su un milione di cacciatori, la fotografia però può anche essere usata in questo modo, non solo per fotografare le tette di mia sorella, che tra l'altro non vuole, poverina. Una cosa, perché, l'ultima cosa, guarda, perdona, sì. Che parlerei per te per ora. Domani mettiamo che aprono queste gabbie di giustizia, gabbie di buon senso. E tu puoi uscire fuori nella tua Milano oppure nella tua Lomellino, puoi scattare una foto all'esterno. Cosa ritrai per prima cosa? Cosa ti viene in mente? Senti, sembrerà molto controtendenza, ma sai che sto facendo una serie di Madonne. Non so, sì, se le viste, Madonne, li chiamo barocche, ma insomma. Io vorrei come prima cosa dedicare con grande rispetto una delle mie modernissime Madonne alla fine di questo orribile periodo che ci ha portato via un'infinità di amici, e lo farò. Ci siamo già dati appuntamento con Simone Guidarelli, che lavora con me, per fare questo atto d'amore in cui pubblicheremo questo ringraziamento per chi crede a Dio, per chi non crede al caso, simboleggiato però da un personaggio talmente meraviglioso come la Madonna, che non può non piacere anche solo letterariamente
anche non credenti. Sì, sì, ma infatti la Madonna poi è un simbolo che va al di là del cattolicesimo e del cristianesimo. Sì, 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 un simbolo universale, no? Intanto loro vi dico una cosa, guarda, io ho vissuto qui vicino dove mia mamma c'è l'Appennino, e un po' le chiese abbandonano i crocifissi e compaiono tante madonnine in giro, no? Cioè, perché è un simbolo universale, un simbolo per tutti. Il culto mariano è meraviglioso. Il culto mariano è meraviglioso, certamente. L'amore, cioè, è portato fino a offrire al proprio figlio, insomma, diciamo, è una storia meravigliosa. Anche solo letterariamente, io poi sono dotato anche di fede, ma per fortuna, ma anche solo letterariamente, certo. I Vangeli e gli Atti degli Apostoli, eccetera, sono una letteratura. Gide diceva addirittura che sono anche un esempio di stile fuori dal tempo. Che bisognerebbe sempre scrivere lo stile dei Vangeli, perché non hanno epoca, mentre il De Bello Gallico, che è quasi coevo, ha un tempo, la letteratura dei Vangeli non ha tempo, non ha collocazione temporale. È difficile dire se sono stati scritti 100 anni dopo la morte di Cristo o coevi o adesso. Ecco. Ma sai, era una parola che dovevano andare in giro. Sì, sì. Era una meravigliosa a cui dovremmo ispirarci tutti. Io fotograficamente cerco di fare foto che vadano oltre il tempo e la contingenza per cui sono stato. Assolutamente. Se non facessi così, le vendo molto facilmente e nessuno mi chiede per cosa sono state fatte, proprio perché non ho mai tenuto conto troppo dei trend, no? Sono stato un po' fuori dai trend, ho cercato di fare delle foto che avessero un valore contingente per lo scopo per cui hanno fatto, e poi una seconda vita come opere autonome. Certo. Giovanni, io ti ringrazio. Per un bellissimo buon pomeriggio, buona festa dei lavoratori, che continui. Ti ringrazio anch'io della piacevolissima chiacchierata. Sono onorato ovviamente di aver condiviso questa chiacchierata con te, spero che ci incontriamo personalmente e in modo che possiamo conoscerci personalmente. Ti ringrazio della tua disponibilità e del tempo che ci hai concesso. Grazie davvero. È stato molto piacevole, come sempre, stare con il mio Mosè, ma anche con te, nuovo amico, e spero proprio che ci liberino al più presto per conoscerci. Assolutamente, assolutamente, ci conto davvero. Grazie mille, grazie, alla prossima e di nuovo. Ciao. Ciao.